C'est un réalisateur, surtout documentaire. Il a réalisé également des films de fiction, un film court-métrage en fiction, m'a-t-il dit. Et il est également fondateur du Festival du film écologique de Lecce, le EIFF, Ecologico, puis après c'est en anglais, International Film Festival, qui en est arrivé à sa sixième édition. Lecce, moi c'est une ville que je connaissais parce qu'il y a un autre festival aussi qui est un festival de cinéma européen. Et puis bon, vous savez peut-être, la Puglia est une grande terre de cinéma, surtout en ce moment, depuis ces dernières années. D'abord, il y a ce qu'on appelle une Puglia Film Commission très très efficace, à tel point que des réalisateurs siciliens comme Daniele Cipri est allé reconstruire Palerme dans les Pouilles pour son film « È stato il figlio ». Et donc, terre d'accueil et également terre de cinéaste, Edoardo Winspear, qui est peut-être sans doute, à mon avis, le plus doué d'entre tous, mais Alessandro Piva, et Sergio Lubini, qu'il faudra peut-être réévaluer un jour, et qui a aussi une dimension, il y a aussi une dimension écologique, à mon avis, dans son cinéma, ne serait-ce que le titre d'un de ses films, c'est La Terre, là, hein. Et puis la Puglia, c'est également la terre de deux comédiens, Michele Placido et Riccardo Scamarcio, qui est, on va dire, l'idole de ces demoiselles en ce moment. Donc je vais donner la parole à Roberto, qui va nous donner sa communication, dont le titre est « Il fenomeno del film impegnato, la trasformazione della società attraverso l'impegno civile nella creazione cinematografica e l'esperienza del EIFF. Allora, ringrazio Jean-Claude, ringrazio Angela e ringrazio tutti voi. E questo per me è un momento molto importante perché io sono un fuoriuscito dall'Università Italiana, per cui il fatto di essere chiamato all'Università Francese a tenere una relazione mi emoziona molto, perché pensavo di non avere più a che fare con l'Accademia. E la cosa interessante è che chiaramente, come ogni fenomeno dello scrivere, nel momento in cui Angela mi ha proposto questa cosa, mi sono messo a riflettere, cioè a scrivere. E mi è venuto fuori un lavoro che sono molto contento di sottoporre alla vostra attenzione e al vostro giudizio critico, siate spietati. Perché se ne vale la pena ci penso e continuo, se no no. E, perché questa è una suggestione che mi ha proposto Angela a proposito del cinema militante. Dal momento che io sono uno che fa le cose e Angela mi ha dato modo di ordinare il mio pensiero, e chiaramente attraverso questo lavoro vedrete che cosa, diciamo, non dico involontariamente, ma ho pensato di costruire attraverso quello che potremmo definire un metodo poetico. Io faccio e quindi rappresento ciò che sono. Quindi anch'io posso dire, come diceva giustamente, non la vedo più, Comasia, lei è poesia e io sono l'EIF. Cioè, di fatto così sta. E quindi questo, vi ringrazio appunto Angela perché mi ha dato la possibilità di organizzare un pensiero e quindi di quello che volevo farvi vedere in anteprima, cioè in anteprima rispetto alla relazione, è un film che ha vinto, un cortometraggio di un quarto d'ora di fiction, che ha vinto una sezione speciale che abbiamo dal 2011, cioè da quando è venuto meno Giuliano Mercamis, un attore, regista, figlio di Anna Mer, che era ebrea, e il padre non ricordo il nome, comunque fa Camis ed è palestinese. Lui si definiva al 100% arabo e al 100% israeliano, e ha dedicato la sua vita, almeno gli ultimi 6 anni,
a fare un'attività teatrale che era stata cominciata dalla madre con The Stone Theater, il teatro delle pietre. La madre ha lavorato fino a che non è morta di tumore, ma proprio si vedono anche le immagini degli ultimi giorni della sua vita, lavorando in un teatro palestinese, aiutando i bambini palestinesi ad accettare l'idea della loro rabbia nei confronti degli israeliani e a incanalarla in maniera produttiva all'interno di un processo di ribellione pacifica, cioè che consentisse loro di costruire la relazione con gli israeliani. E poi è morta, il figlio Giuliano ha fatto un film che si chiama I figli di Arna, che ha vinto al Tribeca Film Festival e poi è stato chiamato di nuovo in Palestina a riaprire il teatro della madre e quindi ha continuato l'opera. Finché nel 2011 lui stava mettendo in scena, credo un Romeo e Giulietta, comunque era un'opera di Shakespeare, ovviamente tradotta secondo le logiche e le logiche politiche che lui andava rappresentando rispetto alla questione arabo-israeliana, ed è stato ucciso, è stato sparato all'uscita dal teatro, quindi entrava in macchina, c'era anche la babysitter con uno dei suoi figli, per fortuna nessuno della babysitter né il figlio è rimasto ucciso, ma lui è stato crivellato di colpi dentro il taxi che lo doveva portare a casa. Da chi è stato ucciso? È stato ucciso dai palestinesi. Sembrerà assurdo, ma in realtà è così, perché la questione arabo-israeliana è una questione complessa e quindi ancora adesso non si conoscono i suoi assassini e un mese dopo la sua uccisione il teatro è stato sfondato dagli israeliani che sono andati e hanno arrestato il direttore del teatro, che era un palestinese. Dopodiché il teatro ha deciso di trasferirsi fuori da Gaza, perché era meno rischioso. Che dire? E adesso vi faccio vedere questo film che ha vinto il Mercamis 2013, è un film francese di David Giraud. Noi abbiamo istituito questo premio per favorire e in qualche maniera sponsorizzare il coraggio dei giovani registi o di comunque anche un anziano regista, no, chiunque faccia delle opere coraggiose. E questo ci è sembrato particolarmente coraggioso. Devo dire che qui, anche se non è non è una mia abitudine influire sulla giuria, sono stato io a in qualche maniera a spingerlo particolarmente. Perché? Perché il tema è estremamente delicato, riguarda la questione della sessualità delle persone handicappate. E David Giraud in questo film denuncia un problema francese legato alla assenza di una legislazione che regoli questo fatto, cioè l'assistente sessuale per le persone con problemi di handicap. Ora vi lascio alla visione del film, poi dopo della sessualità delle persone con problemi, e laddove questa può essere espressa, cioè si parla di persone che comunque hanno un minimo di autonomia perché comunque la sedia a rotelle la spostano loro, ma nei casi gravi come questi è chiaro che non c'è neanche quella possibilità, né puoi portare tua madre che ti porta dalla fidanzata, cioè c'è proprio un'assenza di capacità di riconoscere la dignità umana nel diritto ad avere una sessualità, e laddove questa è negata per le condizioni oggettive della situazione in cui uno si è trovato a nascere o a diventarlo, questa sessualità viene negata anche dalla legge. Anche in Italia siamo così, eh? In realtà il riferimento che fa il regista è soltanto all'Inghilterra, pare che solo in Inghilterra questa disponibilità di poter usufruire dell'assistenza sessuale è in Olanda, probabilmente, ma là sono sempre stati più avanti. La maggior parte dell'intervento sarà letta. Allora, il cinema
sin dall'inizio, sin dai suoi inizi, sin dai primordi, ha avuto la velleità di mostrare la realtà in varie forme. Abbiamo il cinema documentario che va da Robert Flaherty a Vertov, a Grierson, a Evans, nei primi anni 20 del secolo scorso. È stato anche testimone il cinema di eventi storici, pensiamo ai filmati che si sono girati in guerra durante la prima e la seconda guerra mondiale, filmati fatti dagli eserciti per documentare quello che avveniva. Oppure abbiamo il cinema che ha ricostruito la realtà, pensiamo al neorealismo, o addirittura il cinema che l'ha manipolata la realtà, pensiamo ai regimi totalitari che hanno realizzato dei film che erano puramente di propaganda. Pensiamo per esempio ad Eisenstein, no? Su film fatti guarda, da Potionchi e Obdolchi. Scusami, questa era la slide 2, già comincio male. Quindi era questo che cercavo di dire, cioè se possiamo parlare di un esempio di cinema civile. Possiamo andare alla slide 3. Però la data ufficiale di nascita del cinema civile si fa tradizionalmente risalire all'inizio degli anni 60 con i film di Rosi, particolare 2, Salvatore Giuliano del 62 e Le mani sulla città del 63, che sono stati capostipiti di un genere. 4, 5, 6 per andare di seguito. Il cinema di impegno civile, quindi, ha avuto in particolare in Italia una grande rappresentanza di registi e di film, come il 4 era questo? Ecco. E come vedete, a partire dal 63, questi non sono tutti, perché ce ne sono tantissimi, puoi andare avanti. Abbiamo avuto Damiani, abbiamo avuto Steno, Martino, Rosati, Lenzi, Ferrara, Monicelli, sono tutti film che sono raccontano impegno civile, ma in maniera ma su tanti fronti, dalla camorra, dai problemi del disastro ambientale, al petrolio, alla diossina, alle questioni appunto che riguardano anche fattori culturali, tipo Un borghese piccolo di Monicelli. C'è un panorama amplissimo che riesce a coprire tutti i settori della cultura e del disagio in particolare. Infatti il cinema di impegno civile di solito pone una domanda, fa una denuncia e porta una morale. Sono questi gli elementi che costituiscono, diciamo, il nucleo di questo portato del cinema civile dell'italiano. Poi si è andata alla 7, alla 6, scusami, fino ad arrivare agli ultimi, no? Perché abbiamo anche dei film, per esempio Il Divo di Paolo Sorrentino del 2008, può essere considerato tranquillamente un film di cinema di impegno sociale, o Il Grande Sogno di Michele Placido, o Noi Credevamo di Mario Martone, Vallanzasca, Gli Angeli del Male di Michele Placido, tutti considerati dalla critica film di cinema di impegno sociale, dalla critica cinematografica. Quindi il cinema di impegno civile ha avuto questa grande rappresentanza, ma fino all'avvento delle nuove tecnologie digitali è sempre stato una nicchia, nel senso che comunque questo eccetto alcuni esempi diciamo che hanno avuto grande successo, la maggior parte dei film, per esempio pensiamo a quelli di Ferrara, non è che sono andati in distribuzione, non è che hanno avuto chissà quante sale che l'hanno proiettato, e per andarsi a trovare a volte non li si trova neanche nelle biblioteche specifiche, no? nelle cineteche specifiche, perché è chiaro che lì andarsi a trovare un film significa avere la possibilità di confrontarsi con una realtà che invece è soltanto quella dello studio, cioè questa roba si studia soltanto nelle scuole di cinema,
non c'è una divulgazione, quindi finisce per essere un prodotto che racconta, denuncia, fa e si muove in contesti accademici o comunque intellettuali, non ha una divulgazione ampia. E andiamo alla slide 7, scusa. Il cinema ecologico, che è quindi il tema su cui io volevo introdurre la questione, parte, diciamo, accoglie l'eredità del cinema documentario da un lato e strizza l'occhio al neorealismo dall'altro, perché molte cose sono di ricostruzione, fa riferimento agli eventi della realtà, ma sono ricostruiti, e a volte anche con attori non professionisti. Però il cinema ecologico non assomiglia a nessuno dei due. Perché? Perché è un fenomeno nuovo che parte da un lato dall'accessibilità offerta dalle nuove tecnologie a portata di tutti e dall'altro dal bisogno di registi e dei filmmaker di poter agire sulla realtà attraverso una testimonianza di valore sociale di cui rendere partecipe la collettività. Questa è la differenza. E cerco di spiegarlo. Slide 8. Per esempio, l'impegno dei filmmaker nella società contemporanea ha dato luogo a ricostruzioni che difficilmente sarebbero state possibili in altri tempi. Durante il G8 di Genova del 2001 è stato il lavoro collettivo spontaneo di centinaia di filmmakers a contribuire alla determinazione della verità sull'omicidio di Carlo Giuliani. E questa è una risposta che diversamente non troveremmo mai nel cinema d'impegno civile. Non c'è mai stata una cosa del genere. Dall'altro, durante l'operazione Piombo Fuso nella striscia di Gaza nel 2009, è stato il contributo di filmmaker palestinesi a mostrare le immagini dei bombardamenti con il fosforo bianco. Gli israeliani hanno impedito l'accesso ai giornalisti di tutto il mondo perché non volevano un'informazione ufficiale su quanto accadeva. Quella prodotta dai palestinesi non godeva di credito, secondo loro, e non se ne sono preoccupati. In realtà troviamo un sacco di filmati di persone dilaniate dal fosforo bianco che è sfuggito al controllo degli israeliani, perché siccome per gli israeliani l'immagine che stanno portando all'estero è che i palestinesi sono tutti terroristi, automaticamente qualunque cosa che viene passata da loro dovrebbe essere tacciata di questo. E durante, faccio un altro esempio, durante e dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, è stato attraverso il contributo dei filmmaker che si è vista la differenza fra ciò che propagandava la TV di Stato, e quindi Silvio Berlusconi, e la realtà di una città devastata e di una popolazione frantumata. A Piazza Tahrir nel 2012, al Cairo, sono state le immagini dei filmmaker a comporre un quadro d'insieme di un evento così importante che di lì a poco avrebbe incendiato altri paesi, dando vita alla primavera araba. Cioè, ci troviamo in una dimensione che è totalmente diversa. Essendo contemporanea, è difficile anche da studiare, da inquadrare. Per cui io ho trovato da questi elementi che il cinema ecologico intanto è un prodotto dal basso, quindi completamente autofinanziato, con un budget molto basso. È chiaro che anche questo aspetto economico rappresenta un'innovazione nel modo di produrre contenuti, no? Soprattutto in una fase recessiva globale come quella che stiamo attraversando, cioè diventa un valore aggiunto questa cosa. Cioè, anziché essere un problema la recessione, sta diventando per questi un valore di capacità. Cioè, si può fare cinema in altro modo. Slide 9. La parola ecologia viene dal greco oikos, casa o ambiente, e logos, discorso o studio. Inerente al fenomeno del film ecologico, la parola ambiente è intesa non come un luogo fisico, ma come un contesto semantico entro cui l'uomo agisce. E qui parlo della cornice di cui facevo riferimento prima, quando ho fatto l'intervento con Peter. Slide 10. Il senso del discorso filmico, quindi, si allarga e diventa politematico. Può riguardare il tema del rapporto, qua io ho usato la parola uomo, ma vi prego di coniugarla in umanità. Umanità natura, umanità lavoro, umanità città, umanità società, umanità valori, umanità sentimenti, umanità infinito.
e slide 11. Una tale prospettiva però implicherebbe un allargamento smisurato della categoria cinematografica, tale da inglobare qualunque argomento e annullare di fatto l'essenza connotativa e identificativa della stessa. Se non ci fosse l'aspetto etico a orientarne il discorso, la ricerca del ben essere, cioè ben trattino essere, personale e sociale, rappresenta l'utopia del percorso di ricerca dei filmmaker impegnati in questo settore. In tal senso, le videonarrazioni sono incentrate sulla ricerca del benessere umano, sociale, ambientale, laddove questo sia assente. Oppure, perché qui vediamo un altro tipo di manifestazione del filmmaking ecologico, oppure sulla divulgazione di modelli simbolo del raggiungimento di un progresso in questo senso del benessere da divulgare e far conoscere al mondo, cioè i buoni esempi, le buone prassi che a volte vengono documentate sempre dai filmmaker. Io stesso ne ho fatti alcuni, per esempio sulle buone prassi della filiera corta nella produzione dell'agricoltura, altri esempi che possono riguardare il fatto per esempio dell'acqua, del mantenere le risorse, quindi laddove ci sono buone prassi che vengono documentate, fanno parte anche di questa divulgazione di un concetto di benessere. Slide 12. Quindi alla fine che cosa intendiamo per film ecologico? A prima vista il film ecologico sembrerebbe fare riferimento a un modo ecologico di produrre cinematografia secondo gli standard della cosiddetta impronta ecologica. Cioè, chi apprende un film ecologico si immagina che c'è la piantumazione degli alberi per compensare la produzione del CO2, che c'è il risparmio energetico nella produzione di un film, perché alcuni hanno detto: io faccio un film ecologico perché non uso la pellicola. Ecco perché mi sto permettendo di dilungarmi su questo fatto. In realtà per film ecologico si intende un approccio bezzoniano alla realtà attraverso le potenzialità espressive / divulgative del cinema, un cambiamento di prospettiva il cui fondamento è nella consapevolezza non di una banale interazione tra mondi, quanto di una coappartenenza significante quale si determina in un sistema che realizza un modello cibernetico. Cioè qua Bateson dice: il modello cibernetico significa che in un sistema, sistema mondo, sistema cultura, sistema relazioni, qualunque cosa si attiva in quel sistema, quel sistema si autocura. Cioè, da solo, prendendo esempio dal sistema biologico, la natura tende a curarsi automaticamente. È un po' quello che dicevamo prima: noi possiamo buttare bombe, possiamo fare qualunque cosa, moriamo tutti. Il mondo sopravvive a noi. Però, in questo senso, mi permetto di utilizzare il film ecologico come parte della cura. Cioè, come quella cosa che all'interno di un contesto che mi permetto di dire, forse in maniera forte, corrotto, qual è quello in cui noi viviamo, il sistema del film ecologico rappresenta la cura. Cioè, vediamo la nostra corruzione. E pertanto il film ecologico è caratterizzato da una differente sensibilità autoriale e dà un approccio partecipativo. In questa prospettiva l'autore, regista, filmmaker che sia, rilegge il rapporto uomo-ambiente nel suo significato etico. L'approccio partecipativo, invece, riguarda il radicale cambiamento di prospettiva nella relazione narrazione-media, in cui lo spettatore diventa agente e non più soggetto passivo. La facile accessibilità dei mezzi di produzione e post-produzione video favorisce certamente lo sviluppo del filmmaking, ma non è l'incremento in sé della produzione video a determinare il fenomeno del film ecologico. Cioè, non è perché si abbassano i costi delle videocamere che aumenta il film ecologico. Il film ecologico ha una base etica, questo voglio dire. E ciò che determina questo fenomeno, quindi, è il bisogno interiore del filmmaker di veicolare attraverso il cinema dei contenuti inderogabili. Dietro al film emerge quella che potremmo definire l'urgenza del film.
cioè la necessità di raccontare per sviluppare la coscienza. In questo senso la prospettiva bezzoniana incarna nel filmmaker il fattore autoregolatore della società. Cioè anche lo spettatore in questo senso si evolve e diventa evoluto, è portatore di valori etici. Perché lo spettatore davanti al film, cioè davanti allo schermo, siede non per guardare un film come un semplice spettacolo, ma cerca un intrattenimento intelligente che oltre ad emozionarlo, lo arricchisca culturalmente e lo renda più consapevole. Di questo ce ne siamo accorti noi come festival, che è vero che d'estate la gente ha più tempo e quindi riflette di più. Infatti si leggono anche più giornali d'estate, più quotidiani. Però è vero anche che non è proprio così, che l'assenza di tempo, perché abbiamo visto che il nostro festival viene seguito anche da persone che se lo segnano in agenda e vengono da posti impensati d'Italia per venire a vedersi i film, e ci restano male se nella programmazione, cavolo, quello l'hai già proiettato, ero venuto apposta e io glielo riproietto, perché il rapporto poi è fatto così. La partecipazione quindi è un nuovo modo di scrivere la storia attraverso l'utilizzo dei media di facilmente accessibilità e di immediato utilizzo. Ognuno di noi può essere testimone e narrare la sua visione del mondo. Non dimentichiamo che anche registi affermati hanno intuito le potenzialità del racconto collettivo. L'ultimo progetto di Salvatores, ad esempio, propende alla realizzazione di un film sulla realtà basato sui contributi video di tutti coloro che vogliono raccontare la propria storia di questo periodo di crisi economica. Per cui Salvatores ha fatto un bando online dicendo il 24 novembre è la data in cui tutti devono riprendersi a raccontare la cosa. E poi ve l'hanno mandato. E naturalmente non è questa la tipologia del film ecologico a cui facciamo riferimento, ma sottolinea quanto l'aspetto partecipativo sempre più rappresenti il valore aggiunto dei film socialmente impegnati. La slide numero 13. La trasformazione della società attraverso l'impegno civile nella creazione cinematografica. Allora, parlare di trasformazione della società può apparire ambizioso, ma se consideriamo la trasformazione delle conoscenze individuali e collettive attraverso le proiezioni dei film, gli incontri con i registi, i dibattiti con gli esperti aperti al pubblico, i laboratori urbani, i corsi e seminari di cinema, abbiamo un panorama di azioni che nel tempo possono portare a un mutamento degli atteggiamenti e conseguentemente a un cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi. È chiaro che non è la sola cinematografia impegnata a produrre siffatti cambiamenti, ma un più vasto movimento culturale di cui la cinematografia fa parte e che ingloba anche la poesia. E questo per fare riferimento al fatto che tutti possono concorrere, basta andare nella stessa direzione. Se tiriamo in direzioni opposte, annulliamo i nostri sforzi. Ecco perché è molto importante fare sempre rete, ed è sta diventando sempre più determinante il fatto che attraverso, grazie ai social network, è possibile fare rete e concordare anche per evitare gli accavallamenti delle manifestazioni, per evitare che ci siano cose che non vadano nel giusto senso, e anche per le collaborazioni. Vabbè, qua non vi faccio un esempio, ma voglio soltanto dire questo, che la propaganda di conoscenze diverse da quelle ufficiali è un fatto noto. Però prima la propaganda di conoscenze diverse rispetto a quelle ufficiali veniva dai cosiddetti film impegnati, che abbiamo visto prima, i vari Ferrari, i vari Lattuale e quant'altro. Però loro erano intellettuali, avevano un pensiero, costruivano un film, lo proponevano agli intellettuali. A parte alcuni sforzi di Pasolini, che ha lavorato anche e faceva dei film in fabbrica, e faceva, ci sono stati questi tentativi, ma rimanevano comunque aspetti marginali rispetto alla comunicazione di massa. Qui invece la cosa sta diventando diversa, perché la comunicazione si sta costruendo dal basso attraverso nuove forme che sono soprattutto la rete. E la slide 14.
In questo senso il cinema impegnato fa la sua parte. In particolare sono proprio i festival che affrontano tematiche sociali a ospitare e diffondere i film di impegno civile. Considerando la fonte più attendibile che è Festival Focus, si stima che i festival del cinema nel mondo, che si tengono nel mondo, sono circa 2348. Io non vi ho messo le 95 nazioni in cui si va, vi ho messo quelli dove ci fosse almeno un numero minimo di 5 festival, perché poi cominciano i 4, i 3, i 2 e tanti che ne hanno solo uno. Invece non è possibile fare una stima esatta, cioè diciamo dare il numero esatto dei film, dei festival del cinema sociale. E per cui mi sono basato su una stima che si basa su questo concetto di media fra i film documentari, che sono 1319, e quelli indipendenti, che sono 1274. Secondo me il numero sta nel mezzo, più o meno saranno 1290, 1200, cioè più o meno quello. Perché su questo Festival Focus che vi consiglio si possono fare le ricerche tematiche, quindi per argomento, e quindi vi dà poi sia le nazioni che i numeri. Slide numero 15, l'esperienza dell'EIF. Qua andiamo all'esperienza dell'EIF. Dal 2008 l'Ecological International Film Festival promuove attraverso il cinema una riflessione sulla società contemporanea. Lo fa attraverso proiezioni di film, incontri con autorevoli personaggi della cultura, incontri del pubblico con i registi, dibattiti con gli esperti aperti al pubblico, i laboratori umani, urbani per sensibilizzare o educare i cittadini a nuovi stili di vita, i corsi e seminari di cinema per gli studenti. La domanda che ci poniamo è la seguente: possiamo migliorare il mondo in cui viviamo? L'idea di fondo è che non ci può essere benessere se non c'è un'educazione al benessere, questo è quello che intendiamo. L'EIF non suggerisce soluzioni, si limita a stimolare la riflessione e a innescare un processo di consapevolezza individuale e collettiva. Il cambiamento poi, se ci sarà, dipenderà dal concorso di altri fattori. In poche parole, e questo io lo dico ogni anno, l'Ecological International Film Festival non è un festival del cinema. Cioè fa delle cose un pochino fuori da quello che è il cantone giusto di un solo festival del cinema. Perché nel momento in cui noi facciamo la proiezione di film autoriali siamo un festival, nel momento in cui premiamo i film siamo un festival, ma nel momento in cui facciamo incontri con il personaggio e la cultura non siamo un festival, perché bisogna vedere cosa c'è in quel contenitore. Per personaggi e la cultura si intende personaggi che danno un valore aggiunto, che ne so, l'anno scorso abbiamo fatto venire giornalisti che hanno parlato dell'ILVA, perché l'ILVA era il problema l'anno scorso. Quest'anno abbiamo fatto venire Valerio Zingarelli, che invece si occupa di smart city e quindi di come determinate tecnologie possano aiutare il benessere e diminuire anche l'impatto energetico, cioè abbassare i costi energetici e garantire nuovi servizi alle persone. Incontro del pubblico con i registi, quello è una cosa da festival, ce l'abbiamo anche noi, però in realtà i nostri incontri servono più per capire alcuni percorsi che sono stati fatti dal regista sul perché ha parlato di determinate tematiche. Quindi alla fine non è cioè noi non ce l'abbiamo il tappeto rosso, questo voglio dire, non ce ne può fregare di meno. E quando vengono personaggi che vogliono il tappeto rosso li trattiamo malissimo. E dibattiti con gli esperti, anche quello è un'altra cosa. Raccontavo Angela che ho fatto venire mio zio che si occupa di etica ambientale all'Università di Lecce, insegna etica ambientale, è presidente di una rivista europea sull'utopia e si porta quindi avanti su discorsi che sono stati fatti lì dentro. Io stesso ho portato all'interno del festival delle cose su cui sto lavorando nell'ambito della psicologia visuale, lavori che ho fatto con il carcere e anche con ragazzi delle scuole medie su temi, per esempio nelle ragazze delle scuole medie ho portato il discorso delle discariche abusive. E io mi sto occupando di psicologia visuale, utilizzo la videocamera per farli raccontare questi fatti e cominciano attraverso questo a prendere consapevolezza
una consapevolezza diversa rispetto all'ambiente. Con i carcerati abbiamo costruito dei documentari, dei cortometraggi, in cui loro narravano la propria condizione e attraverso questa narrazione prendevano consapevolezza. E in più i laboratori urbani, abbiamo portato delle persone folli che insegnavano alla gente a costruirsi con delle lattine di Coca-Cola, di birra, lattine metalliche, a costruirsi dei convettori per aumentare del 20%, diventano come dei pannelli solari questi convettori fatti con le lattine e aiutano, diciamo, non sostituiscono il riscaldamento domestico, però lo implementano di un 20% e si possono costruire da soli, cioè non, cerchiamo di insegnare anche modi di fare cucina riutilizzando le cose facendo una cucina che sia economica ma che sia saporita, cerchiamo di sensibilizzare la gente anche al fatto che non è necessario fare un allevamento intensivo di capi di bestiame o una coltivazione intensiva agricola, si possono fare altro tipo di coltura, quindi invitiamo esperti che parlano di questo alla gente e poi facciamo dei corsi e dei seminari di cinema con gli studenti. Facciamo delle azioni proprio mirate anche nelle scuole, con proiezione dei film degli studenti, realizziamo eventi culturali nell'arco dell'anno, facciamo dei laboratori scolastici nell'arco dell'anno, facciamo corsi e seminari del cinema, realizziamo cortometraggi laddove le scuole ci chiedono determinati interventi, facciamo incontri di sensibilizzazione e poi facciamo delle collaborazioni organizzative. Per quest'anno, per esempio, abbiamo pensato, siccome Nardò ci siamo ormai da 6 anni e quest'anno abbiamo avuto, come vi accennavo alcuni di voi, un tiepido una tiepida collaborazione da parte dell'amministrazione, abbiamo pensato di non stare lì a rompere le scatole all'amministrazione, abbiamo pensato di aggirare il problema, andiamo dal basso, andiamo nelle scuole. Abbiamo trovato una preside che abbiamo visto che veniva tutti i giorni a vedere i film. Non ce la siamo lasciata sfuggire, finito il festival siamo andati là e abbiamo presentato un progetto gratuito in cui noi diciamo, noi ti mettiamo uno spazio che abbiamo noi perché abbiamo fatto una convenzione col comune di Nardò, quindi abbiamo una sede dove c'è l'archivio filmico, noi ti mettiamo uno spazio, tu metti degli studenti che vogliono venire volontariamente e in questa maniera costruiamo insieme il festival dell'anno prossimo. Questi sono... Ma noi sperimentiamo, cioè in realtà per esempio l'anno prossimo non sappiamo dove c'è il festival, cioè io vi sto parlando così, ma noi siamo veramente zingari in questo senso. La slide numero 16, il comitato d'onore. In questo passaggio abbiamo avuto la possibilità di, che intendo dire per passaggio? Intendo dire che molte persone ci hanno conosciuto come ci ha conosciuto Angela. Così, per caso, si sono innamorati del festival e hanno deciso di dare un loro contributo. Daniele Cini è un regista, Maura Crudeli è una filmmaker, Anna Maria Esposito è giornalista RAI, Luigi Faccini è un regista, Giulio Giambaria è un inviato speciale RAI, Giuseppe Giulieschi è giornalista RAI, Alessandro Cococinski addirittura ci ha fatto i trofei, che sono il Taurus, noi da quest'anno abbiamo il Taurus dell'Ecologico International Festival. Quindi abbiamo ed è fatto in bronzo, una bellissima scultura. Mario Nanni, che è giornalista, Monio Badia, che penso qualcuno di voi conosca, Marina Piperno, che è produttrice, Renzo Rossellini, che è figlio di Rossellini, che è produttore regista, Sergio Rubini, che è attore regista, Franco Scaglia, che è scrittore e giornalista Rai, Giampaolo Vallati, che è regista, la Callipari, che è moglie di Callipari, quello che è stato sparato dagli americani al checkpoint di Gaza. Fabio Zamarion, che è stato a parte direttore della fotografia di diversi film di Tornatore, ma è stato anche presidente della giuria quest'anno da noi. Valerio Zigarelli, che ha costituito da poco una fondazione e ci sta dando una mano con il festival. Non si tratta di grossi finanziamenti, non immaginate, però anche il fatto che ci dia disponibilità, perché lui, Valerio Zingarelli, apro una chiosa, una piccola chiosa su di lui. Lui ha fondato le varie piattaforme telefoniche in Italia,
cioè Omnitel, Vodafone. Lui è stato quello che le ha create. Poi è diventato presidente della Milano, sarà nel 2019 città della capitale europea. Capitale europea. No, capitale europea. L'Expo. E lui è stato direttore della rete dell'Expo, che si occupa dell'organizzazione degli eventi. E ha dato le dimissioni, se n'è andato e ha fatto la fondazione perché si è scocciato di quell'andazzo. Infatti la fondazione ha una valenza sociale molto forte, opera su vari settori, soprattutto sull'aiuto dell'handicap, e in particolare sugli ausili per i ciechi. Stanno facendo degli interventi molto interessanti. Slide 17. E poi l'EIF nell'arco di 6 edizioni ha raccolto vari patrocini. Qui manca l'Università di Montpellier. Noi speriamo di avere anche il patrocinio della tua, perché la valenza internazionale ci interessa moltissimo, proprio perché noi abbiamo film che vengono da 52 paesi del mondo. Vogliamo dare anche una restituzione della nostra internazionalità, proprio perché paradossalmente stiamo diventando più esseri che italiani, visto che su 342 film iscritti quest'anno, 2/3 erano stranieri. Vi dà l'idea di quanto in Italia. Slide numero 18. Cosa c'è? Questi sono i gemellaggi con anche questi in realtà sono diventate sempre più delle reti, con il Green National Festival di Rio de Janeiro. In realtà è un festival che è stato boicottato. Noi ce lo siamo tenuti in gemellaggio soltanto perché volevamo mantenerne la memoria, ma in realtà stava nascendo e l'hanno distrutto appena nato, probabilmente perché loro si sono messi un po' contro quelli che organizzavano alcuni incontri sulla questione dell'acqua. Io credo che il problema sia stato quello, non ho approfondito molto, però loro stavano organizzando un incontro sull'acqua, improvvisamente, l'ho visto, era su internet, improvvisamente l'incontro è stato spostato e il Green Nation hanno cominciato a dire lo spostiamo in un'altra data. Andavi a quella data, lo spostiamo in un'altra data. Insomma, ho mandato delle mail e mi hanno fatto capire che ci sono problemi serissimi. Però è un festival che partiva molto bene con le intenzioni. Il TISP di Salonicco è un altro festival molto bello, è il Tessalonico International Short Film Festival di Salonicco. Quest'anno lo hanno fatto molto, cioè ormai sono 2-3 anni veramente, che lo fanno in una maniera estremamente risicata, perché ci sono problemi gravissimi in Grecia, ma è inutile che ve lo sto a dire. Ma sono arrivati proprio sono sottoterra. The Village Dog Festival di Milano è un festival che si è clonato sull'ecologico. E Alessandro Acito è venuto, gli avevamo dato un premio per un suo documentario fatto in Sud America. Gli è piaciuto il discorso, la mission del festival, e l'ha voluto clonare là. Spaisati di Trieste è un altro festival che siamo gemellati, che si occupa prevalentemente di immigrazione, di storie di immigrazione. Rete Caffè Sospeso Italia è una rete nazionale che organizza vari eventi nell'ambito di programmazioni sempre di cinema sociale. Ironberg, noi collaboriamo con Ironberg, che è stato chiamato a Lecce come direttore artistico per la candidatura di Lecce a città europea città della cultura 2019, e stiamo facendo dei progetti con lui. Lui è venuto anche al nostro festival, ha parlato del progetto. Fu la Fondazione Zingarelli. Memopal è un'esperienza molto carina. Noi, siccome facciamo tutto online, avevamo necessità di un cloud
che ci desse grossa disponibilità, gigabyte, almeno ce ne servivano circa dai 300 ai 500 gigabyte cloud, che costavano 4-5 mila euro l'anno più o meno. A quel punto io ho mandato una mail a 25, credo, erano tutte le principali aziende che fanno cloud. La stessa mail, in italiano e in inglese, in cui noi siamo fessi al Cina, ci vuole, Mevo Vale è stato l'unico che ce l'ha dato, gratis. Cioè scambio e pubblicità sul sito un anno. Questo per farvi vedere che si può fare con poco, qualunque cosa si può fare con poco, basta chiedere le collaborazioni. Cool Club è un'agenzia di comunicación di Lecce, Liblab è un'agenzia di comunicación di Milano, Kama Production è un'agenzia di, è un ente di produzione cinematografica, collaborano tutti con noi, ci danno la disponibilità, ma della sede che io telefono qua, Cool Club e Pierpaolo Lara, Pierpaolo mi serve questa cosa, subito, gratis. Stiamo parlando di comunicazione su Facebook, quindi andare a stare a mamma a mantenere aggiornati i social network. Liblab lo stesso. Liblab, Alessandro, per favore, mi serve una videocamera, te la sto spedendo. Cioè questo è il rapporto. Kama Production, loro hanno una sala a Calimera, una sala cinematografica. Noi il 30 di novembre faremo delle proiezioni dei vincitori dell'Ecologico Film Festival lì. Quindi, diciamo, a noi quello che ci interessa molto di più è stimolare le prassi, cioè pensare che è possibile un modo diverso di fare le cose, spendendo poco, quasi niente, chiedendo moltissimo e scambiando. L'unica cosa che non diamo per il momento è il sedere, però per il resto diamo tutto. No, ma veramente. Lavoriamo sullo scambio, pensiamo che questo sia una forma etica di rapportarsi. Io ho finito, non so se la conclusione sul sedere forse me la potevo risparmiare, però io sono fatto così. Ci vuoi parlare anche della tua esperienza? Ah sì, beh, sì, hai ragione, perché in effetti è stata quella poi che ha animato un po' tutto, nel senso che se non avessi fatto, diciamo, sono state due: il mio andarmi dall'università, che a quel punto mi sono fatto quel test che vi dicevo, non so, qualcuno l'ho detto, mi sono fatto il test sull'orientamento, perché io facevo orientamento in università e usciva regista. Ho detto, cavolo, allora, no, perché avevo 40 anni quando sono andato all'università, per cui ho detto, cavolo, usciva regista, e mo provo. E ho fatto dei cortometraggi su tematiche sociali, in particolare il primo era sull'ambiente e sul degrado, e poi li ho presentati ai festival e ho vinto dei premi. A quel punto ho detto, non c'è raccomandazione, non mi conoscono, ho fatto questa cosa, è la prima volta che la faccio, vuol dire che forse qualche cosa di positivo, cioè poi ho fatto altre cose, in effetti funziono da quel punto di vista. Detto questo, a me che cosa mi piaceva, perché a quel punto dovevo prendere una videocamera in mano, dovevo fare qualche cosa. A me, io sono innamorato, mo ve lo dico, tanto in tutto contesto, io a me mi piacciono le discariche. Cioè, se vi dovete portare a vedere, per esempio, non c'era tempo, ma io sono curioso di vedere i dintorni di Montpellier. Cioè, vedere cosa c'è fuori, perché c'è un modo di buttare, perché questo fa parte veramente della natura umana. Io ho visto anche a New York alcuni posti interessanti, che però là erano nel centro, che sono proprio, perché la discarica racconta quello che è la gente di quel posto, quindi ha una finalità narrativa che se uno sa leggere, e quindi io ho fatto il mio primo cortometraggio sulle discariche. Mi sono inventato una cosa, che per quello poi ho preso il premio in realtà, non per il racconto delle discariche, ma per come mi ha raccontato. Ho diviso lo schermo a metà, l'ho fatto vedere sopra un posto bello e sotto una discarica. In realtà non era un paradosso, mi sono andato a trovare i posti che avevano un posto bello e una discarica a fronte. Quindi in realtà la parte di sopra era un film, la parte di sotto era una foto. Quindi
In questa maniera io facevo una contronarrazione in cui una cosa narrava l'altra. Questa cosa è piaciuta moltissimo e alla fine ho vinto un premio importante. Poi questa cosa, quando ho vinto il premio, che poi era un cortometraggio di 5 minuti, che denunciava appunto le discariche abusi di pene nel Salento, è stato proiettato per una settimana in una TV locale, che è però molto nota, Telerama, per cui è andato per una settimana su Telerama. Io non so, sicuramente ha concorso questa cosa, perché l'hanno proiettato proprio sempre, ogni volta che c'era uno spazio fra una pubblicità o fra un intermezzo, lo usavano come intermezzo, anche perché aveva usato una musica particolare suonata con l'arpa, era molto bella. Quindi dopo una settimana di questa proiezione io vado vicino a Lecce, dopo un mesetto e mezzo, vado vicino a Lecce, dove c'era una discarica che mi piaceva particolarmente perché era molto lunga, cioè avevano buttato le cose lungo 700 metri di campagna, a destra e a sinistra, ma in maniera ricca, cioè c'era l'Ethernet, c'era di tutto, le lavastrici, ma quella cosa, l'ordine, notavo un ordine, cioè l'Ethernet era tutto là, le lavatrici tutte da una parte, i frigoriferi tutti da una parte, perché è chiaro, uno arriva lì e dice dove lo butto, fammi vedere, ah là ci sono, lo butto lì, è chiaro. E sì, c'è un criterio, noi umani siamo tassonomici, siamo precisi. Allora, a questo punto, questa mia discarica preferita, io passo, però perché là si facevano bene le carrellate, c'era una strada bella, che comunque dopo quella lì ce n'era una asfaltata, quindi la macchina camminava bene. Aprendo lo sportello di dietro della station wagon, tu ti mettevi con la videocamera così, uno guidava piano e tu facevi un carrello lunghissimo di 700 metri di scarica. Era divertente questa cosa. Per cui vado là per vedere la mia per controllare la mia discarica e non c'era più. Non c'era più. L'hanno pulita. In poco tempo. Hanno deluso. Quindi questo mi ha fatto pensare, cioè è successo, no? Voglio dire, perché anche quella io la facevo vedere, era fra le perché poi io citavo nel mezzo, c'era Otranto, Lecce, Gallipoli, capito? C'erano proprio, perché era fatto come, non so se vi ricordate l'intervallo. Io ho rifatto quella stessa, ho trovato un arpista, mi ha suonato la musichetta, io con la chitarra l'ho fatta un po' più moderna, ho messo una batteria e quindi così è uscito una specie di intervallo moderno, no? No, e funzionava, era carino. E quindi così, è stata questa l'esperienza. Poi da lì, facendo quel cortometraggio, che comunque aveva un suo riscontro festivaliero, ma non aveva una visibilità e una distribuzione, ho pensato, dopo averne fatti altri, quasi quasi mi faccio un festival anch'io, e così aumento la circolazione di questo tipo di film. E anche se, vi devo dire la verità, è faticoso perché porta via molto tempo alla produzione poi cinematografica, perché chiaramente il tempo poi è quello che è, siccome anche la produzione cinematografica ha bisogno di tempi lunghi di realizzazione, quindi dividersi fra le due cose non è facilissimo. Tanto vero che più di una volta penso che mi devo prendere un anno sabbatico dal festival, perché sennò l'altro giorno, per esempio, stilando il mio curriculum, mi sono reso conto che per 2 anni non ho girato niente. Ho detto, com'è possibile che per 2 anni non ho girato niente? È possibile, hai fatto il festival che ti ha impegnato molto per 2 anni, perché poi il festival è una cosa abbastanza complicata, no? Quindi se ne va il tempo. E non so, io ho finito. Grazie.